Allora, in alcune situazioni, quindi in alcune trattazioni, noi facciamo delle semplificazioni e quindi in alcuni casi consideriamo, cioè, trascuriamo, come ho già accennato prima, la variabilità della densità sia dalla temperatura che dalla pressione. Quando trascuriamo la variabilità della densità dalla pressione, il fluido, diciamo, con questa caratteristica lo chiamiamo incomprimibile. Quindi per noi un fluido incomprimibile è un fluido che praticamente ha una densità costante, cioè indipendente dalla pressione. Quindi il fluido incomprimibile, fluido con densità costante, il che vuol dire che quant'è il coefficiente di comprimibilità al limite, diciamo, per un fluido incomprimibile? Cioè, la posso scrivere anche in termini, abbiamo visto, qualunque sia P, del rho deve essere uguale a 0. Questo vuol dire che per un fluido incomprimibile il coefficiente di comprimibilità epsilon è altissimo, cioè, diciamo, tendente a infinito. Quindi questa ovviamente è un'astrazione, non esiste in realtà un fluido assolutamente incomprimibile, però in questo nostro modello di fluido incomprimibile il coefficiente di comprimibilità è infinito. Quindi il nostro modello di fluido incomprimibile significa che la densità è costante. Poi abbiamo anche un altro modello, un modello di fluido perfetto. Per noi un fluido perfetto è un fluido non viscoso, cioè un fluido con viscosità nulla. Quindi ovviamente un fluido perfetto, essendo la viscosità nulla, anche gli sforzi tangenziali sono nulli. Quindi nel nostro schema di fluido perfetto non ci sono sforzi tangenziali, ma c'è solo la componente normale dello sforzo interno, cioè lo sforzo interno φ con n ha solo la componente normale, cioè è normale alla superficie. Ovviamente questa, ve lo ripeto, è uno schema teorico che per alcune cose va bene, per altre cose non va bene. Quindi poi dovremo, diciamo, vedere bene in quali casi possiamo utilizzare lo schema di fluido incomprimibile, di fluido perfetto, e in quali altri casi invece questi schemi teorici, questi modelli teorici non possono essere usati. Non possono essere usati perché i risultati poi non sono coerenti con l'osservazione fisica. Noi il nome di fluido perfetto o fluido, diciamo, ideale anche si può dire, è ovvio che è un'astrazione, perché tutti i fluidi reali ovviamente hanno una viscosità, quindi, diciamo, sono viscosi. Quindi questo è soltanto un nostro modello teorico che in alcuni casi utilizziamo per semplicità. E diciamo che con questa parte abbiamo concluso, diciamo, la parte
introduttiva, cioè la parte in cui abbiamo definito tutte le grandezze che in qualche modo caratterizzano i fluidi, in particolare i liquidi, in particolare il nostro liquido, cioè l'acqua. E a questo punto possiamo passare, diciamo, al primo capitolo del corso vero e proprio. Che è il capitolo dell'idrostatica, cioè della statica dei fluidi. Quindi, come dice la parola, in idrostatica il fluido è fermo. Quindi parliamo di tutti quei problemi pratici che, per esempio, riguardano i serbatoi, quindi la valutazione delle azioni che l'acqua esplica su una parete di un serbatoio. Questo, diciamo, è uno dei problemi, diciamo, fondamentali dell'idrostatica, cioè uno dei punti chiave dell'idrostatica, la determinazione delle azioni che l'acqua esplica su un solido, su una parete. Idrostatica significa, abbiamo detto, velocità nulla. Se la velocità è nulla, allora abbiamo detto che sono nulli anche gli sforzi tangenziali, quindi tau con n è praticamente zero. Ricordatevi, tau con n è zero per due motivi diversi: o perché stiamo considerando nulla la viscosità e quello è lo schema di fluido perfetto, o perché le velocità sono nulle, in quel caso allora è proprio zero lo sforzo tangenziale, cioè non c'è. Quindi anche in questo caso lo sforzo unitario ha solo la componente normale. Quindi sappiamo già che è diretto lo sforzo interno e già sappiamo che è diretto lungo n, cioè lungo la normale alla superficie al quale è applicato. Quindi sappiamo già la direzione. E il modulo dello sforzo interno è proprio la pressione. Quindi in idrostatica l'incognita sostanzialmente è la pressione. Quindi il problema, diciamo, chiave dell'idrostatica è quello di determinare come varia la pressione all'interno del nostro volume di fluido. Quindi quando abbiamo un fluido inquiete, il modulo di Φ con n, cioè la pressione, è uguale in ogni direzione, cioè perché abbiamo detto che la pressione P è indipendente dalla normale, dalla giacitura. Quindi la pressione, diciamo, è uno scalare, quindi Φ con n è un vettore, come vedete, ma perché è il prodotto del suo modulo, che è P, quindi che è uno scalare, per il versore n. Quindi il nostro problema
in questo capitolo sarà, vi ripeto, quello di determinare i valori della pressione, di trovare un modo per determinare i valori della pressione. Tutto il capitolo dell'idrostatica si affronta facendo l'ipotesi di fluido incomprimibile. Quindi in idrostatica, in tutti i problemi che riguardano l'idrostatica, noi consideriamo sempre il fluido incomprimibile, cioè supponiamo, perché tanto diciamo gioca poco in questi tipi di trattazioni, che la densità del fluido sia costante. Quindi l'ipotesi di base è che il fluido è considerato incomprimibile. Ci sono, noi ovviamente faremo la trattazione teorica, però poi ci sono strumenti di misura che ci consentono quindi di misurare la pressione. Questi sono strumenti di misura un po' antichi, sono i manometri pedalici. Adesso ci sono le celle di pressione, diciamo, qualcosa di molto più avanzato. Per determinare, diciamo, come varia la pressione in un certo volume di liquido, noi abbiamo bisogno di alcune equazioni, cioè di alcune relazioni. E quindi andremo a ricavare le equazioni indefinite dell'idrostatica. Quindi abbiamo l'ipotesi sempre di fluido incomprimibile, la lasciamo qui. Poi lo vedremo meglio più avanti, facciamo sempre una distinzione tra equazioni indefinite e equazioni globali. Le equazioni indefinite sono quelle che otteniamo considerando il volumetto infinitesimo di fluido e quindi diciamo forniscono delle relazioni tra le grandezze diciamo che caratterizzano il fluido punto per punto, cioè sono delle relazioni che valgono in ogni punto del nostro volume di fluido, mentre le equazioni globali sono equazioni che considerano un intero volume di fluido. Ovviamente sono equivalenti, diciamo, e l'approccio sostanzialmente diverso. In ogni caso, quando dobbiamo ricavare delle equazioni indefinite, noi andiamo a vedere quello che succede su un volumetto piccolo, infinitesimo, dW di fluido. Quindi prendiamo innanzitutto questo nostro volumetto. Prendiamo anche un sistema di riferimento. Prendo l'asse Z verticale positivo verso l'alto, cosa insomma convenzionale. Quindi questo volumetto ha dimensioni di W da dei, per dy per z, cioè dove delta x è tutto questo lato qui, delta y è questo lato qui, e delta z.
essendo il volumetto, l'acqua ferma, questo volumetto è in equilibrio, cioè vuol dire che tutte le forze che agiscono su di esso sono in equilibrio, quindi che la risultante di tutte le forze agenti sul volumetto deve essere zero. Ok? È da questo che dobbiamo partire, cioè che la risultante di tutte le forze, facciamo riferimento al modulo, ok? Tanto voglio dire poi deve essere nulla. Quali sono le forze che agiscono sul nostro volumetto? Noi le possiamo, diciamo, scomporre, diciamo, in due tipi. Forze di massa più forze di superficie. Le forze di massa sono tutte quelle forze che agiscono sul volumetto che sono proporzionali alla massa del volumetto. Mi viene in mente qualche forza di massa? Diciamo una forza che è proporzionale alla massa di un corpo. La forza peso, cioè per effetto della gravità, cioè se io moltiplico la massa del mio volumetto per la forza peso, ho, cioè per l'accelerazione di gravità, ho la forza peso. Quindi la forza peso è una forza di massa ed è una forza di massa che noi abbiamo sempre. In realtà, per come ho preso io l'asse Z, questa forza di massa è diretta lungo Z ma verso il basso, quindi è negativa. Ok? Quindi, volendo essere rigorosi, se questa è la componente lungo Z della forza di massa, è data da la massa per G per Z. Ovviamente io la massa la posso scrivere, il mio volumetto lo posso scrivere come il prodotto tra la densità e il volume. Quindi posso scrivere anche che la forza peso è data da meno gamma per W, quindi il modulo è gamma per W ed è verticale perché ed è diretta verso il basso, e questa è una forza che abbiamo sempre. Okay. Io questa la posso scrivere anche, cioè questa ovviamente non ho componenti di forze di massa né lungo l'asse X né lungo l'asse Y, perché l'unica forza di massa che ho è la forza peso, che è verticale. Quindi le componenti, questa è la componente lungo Z, la componente della forza di massa lungo X e lungo Y, togliamoci questo, mettiamoci in Z, è zero. Quindi la forza di massa che ho è una forza che ha come solo, che è diretta verso verticalmente verso il basso, è di modulo pari a gamma per W. Me lo scrivo qui e poi
F con M, giusto per, è solo un fatto, diciamo, di presentazione delle formule, la posso scrivere anche come la forza per unità di massa, questa piccolo F piccolo, diciamo, rappresenta il vettore forza per unità di massa. Quindi, diciamo, questa forza per unità di massa, questo vettore, è praticamente un vettore che ha come componenti lungo x, 0, 0 e meno g. Cioè è soltanto un fatto formale. Io F con M lo posso scrivere come il prodotto tra la forza per unità di massa per la massa. Dove la forza per unità di massa è un vettore di componenti 0, 0 e meno g. Poi abbiamo le forze di superficie. Le forze di superficie sono tutte quelle forze che agiscono sulla superficie esterna del nostro volumetto. L'azione dell'esterno sul volumetto. Ma sì, quali sono le forze che agiscono, per esempio, sulla parete di normale x, di normale y, per dire? Cioè, quali sono qual è l'unica componente che c'è, che agisce su questo volumetto, cioè sul volumetto, sì? Lo sforzo interno. Ma siccome siamo in idrostatica, lo sforzo interno si riduce alla sola componente normale, cioè quindi alle sole pressioni. Quindi di fatto la forza che agisce su questa superficie di normale y è data dal prodotto tra la pressione su quell'agente su quella superficie e la superficie stessa. Vi ricordo, la pressione è una forza per unità di superficie. Quindi, per avere la forza agente sulla superficie dx dz, devo moltiplicare la pressione agente su questa superficie per la superficie stessa. Poi ovviamente io so che è diretta normalmente alla superficie, questo l'abbiamo detto, no? È la componente normale e c'è solo quella, perché siamo in idrostatica. Consideriamo adesso, per fare l'equilibrio, cioè siccome devo imporre che la risultante di tutte le forze sia uguale a zero, io vado a valutare, diciamo, le forze che agiscono nelle varie direzioni, cioè vado praticamente a proiettare questa equazione, che è un'equazione vettoriale, lungo i tre assi, cioè vado a ragionare per esempio prima lungo l'asse z, poi lungo l'asse x e poi lungo l'asse y, che più o meno sono uguali tra l'altro. Quindi io vado a imporre che la risultante di tutte le forze agenti lungo z sia nulla. Cioè, devo imporre che f di z
è uguale a 0. Andiamo a vedere quindi quali sono le forze che agiscono lungo z. Sicuramente c'è la forza di massa, ok? Quindi abbiamo meno gamma W. Poi abbiamo le forze di superficie dirette lungo z, sono quelle praticamente che agiscono sulle superfici normali a z. Quindi abbiamo questa che sarà data da P per l'area di questa superficie che è dx per dy. E poi abbiamo l'altra, la forza agente sull'altra superficie di normale z, che in questo caso è negativa, okay, perché è diretta in direzione opposta all'asse z. E poi la pressione su questa superficie sarà ovviamente pari, sarà diversa nel momento in cui io mi sposto dalla sezione z alla sezione z più dz, ho una variazione di pressione pari a dp dz. Quindi la variazione di pressione che ho è pari a, cioè sto considerando praticamente, se linearizzo al primo ordine, la variazione di pressione che ho per effetto che sto passando da una sezione all'altra è pari al rapporto tra la derivata parziale di P rispetto a Z per dz. Quindi il valore complessivo della pressione su questa superficie sarà dato da P più la variazione. Allora posso, la forza che agisce sulla superficie di normale Z è data da P più dp su dz per dz per l'area. L'area è sempre pari a dx per dy. E poi non c'è altro, ok? Lungo z non abbiamo altre forze. Quindi questa somma, la somma di questi tre termini, deve essere uguale a 0. Allora, se guardate, qui abbiamo due termini uguali ma di segno opposto, cioè P per dx dy meno P per dx dy. Quindi li posso semplificare. Quindi alla fine mi resta meno gamma W meno dp in dz per dx dy dz. Trovate? Questo prodotto è proprio dei W. Quindi questo era
l'abbiamo chiamato DW, quindi questo è il DW. Se il volumetto è infinitesimo, il volume l'abbiamo chiamato DW. Quindi DW, vabbè, sicuramente è una grandezza diversa da zero, questo è il volume. E quindi io posso dividere tutto per DW. Quindi in sostanza ottengo meno gamma meno dp in dz uguale a 0. Cioè ho che dp in dz è uguale a meno gamma. E questo è l'equazione, questa è quello che abbiamo ottenuto considerando soltanto l'asse z verticale. Adesso dobbiamo ripetere, diciamo, lo stesso procedimento lungo l'asse x e lungo l'asse y. Però vedrete che è molto più facile. Consideriamo l'asse y, va bene? Cioè, dobbiamo imporre che f di y è uguale a 0. È più facile perché la forza di massa non hanno componenti lungo y, ok? Quindi non c'ho il termine relativo alle forze di massa, ho soltanto le forze di superficie. Quindi, che abbiamo? Abbiamo detto, abbiamo P per dx dz e poi abbiamo meno P più dp in dy per dy per dx dz. E poi non abbiamo più niente, quindi queste due devono essere uguali a 0. Anche in questo caso abbiamo due termini uguali ma di segno opposto, cioè p per dx dz meno p per dx dz, e quindi li posso semplificare. Quindi alla fine ottengo dp in dy per dx dy dz uguale a 0. Ma questo è sempre W e W è sicuramente è diverso da 0. Quindi per essere 0 questo prodotto deve essere per forza uguale a 0 dp in dy. Se io ripetessi la stessa cosa lungo l'asse x avrei lo stesso risultato, cioè quindi le tre equazioni che ottengo sono dp in dz uguale a meno gamma, dp in dy uguale a 0 e dp in dx uguale a 0. Mi faccio notare, scusate un attimo, che la P che agisce sulla superficie di normale Z è ovviamente uguale alla P che agisce sulla superficie di normale Y.
ed è uguale alla P che agisce sulla superficie noi normale X, perché abbiamo detto che la pressione non dipende dalla normale alla superficie, cioè non dipende dalla giacitura, dipende soltanto dal punto in cui è applicata, per cui per noi il volumetto è sostanzialmente un punto. Quindi tutto intorno a questo nostro volumetto le pressioni, la pressione è uguale. Che cosa significano, a che cosa ci portano queste tre relazioni? Lo vediamo dopo, perché poi